guardate le statistiche, 14 tiri, 10 in porta, un solo tiro lui e segna. Ma come fai a non incazzare? Ma devo scassare pad, devo scassare televisioni, che devo scassare? Per che cosa? Per quattro programmatori di merda? Yeho e benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, sono TonyTube e oggi sono qui per portarvi la finale del torneo della BBVA. Bene ragazzi, abbiamo trovato l'avversario. Valutazione squadra 83. Ce l'abbiamo già tutto drogata la squadra di questo. Bene. Abbiamo Benzema, alcuni giocatori sconosciuti per Tony, poi Kroos, Modric, ma la cosa fondamentale ragazzi è che ce li ha drogati, quindi tipo un Benzema che col più 10 in tutto, cioè il mio Benzema Sif non vale niente in confronto a lui, ecco. Vai, fatti rispettare Bale. Però la squadra mi deve seguire, la squadra. Bello Benzema, li lascia sul posto al momento del tiro, viene fermato. Ma gliela regalano di nuovo. E Benzema sfonda le mani al portiere. Che sarà potenziato, sta merda. Occhio a Bale. Bel tiro di Bale. Com'è possibile? Vai che sei raggiungibile Bale. Ma gli ha messo! No, non puoi sbagliare sta roba! Non puoi sbagliare sta roba! Mannaggia la puttana! Tira, ma dai, che sto facendo, raga! Ragazzi, sto facendo uno show immenso e niente. Ma manco così! Manco un po' di culo! Dai, Modric! Modric! Dovevo tirare per forza di sinistro da là. Non era il piede suo, ma dovevo fare per forza così. Madonna, gli ho sfondato le mani. 0-0, un primo tempo, ragazzi. Una partita che perderò sicuramente. Perché c'è tutto sto culo, non lo capisco. Veramente assurdo. Man of the match. Fategli la carta a Casillas, dai. 0-0 ragazzi, messo questa partita. Andate là. 9 tiri, di cui 7 in porta. Lui 0 tiri, per questo motivo stiamo 0-0 ragazzi. Se lui faceva un solo tiro con lo script del momentum che c'ha sta partita, stai sicuro che segniamo. Cioè non è possibile, non è possibile ragazzi. Non è possibile proprio. Cioè questo ti fa incazzare FIFA. Ma l'ho bombardata la porta tutto il primo tempo, dai. Lui, occhio. Dai, Benzema! Non è fuori gioco, no, è fuori gioco. Di centimetri, raga, fuori gioco. Però ci sta, perché mi sono accorto pure io al momento. Perché doveva fare due stop, vedete? Due stop di merda doveva fare. Quando io gliel'ho chiesto di prima, ma va. La fa due stop. Non cazzo, Benzema, dai. Catti, Rodriguez, ti vedo e ti lancio. Bella! Non è possibile! Cioè io non ho passato giù, ho detto sicuro ci sarà quel filino di fuorigioco se faccio il gol della merda, da là non può sbagliare, tiro, sicuro davanti porta sbaglio, no raga, è momento questo, raga, è momento. Quel tiro non si sbaglia, chi gioca a FIFA lo sa, è inutile che stiamo qui a parlare, quel tiro non si sbaglia ragazzi. Vai Ames, vai Ames. Mettile! Da un centimetro davanti porti riesce ad alzarlo. Ci ho capito che avevi la palla alta, però Yamessia. Cioè non inquadrare lo specchio della porta, stai nell'area piccola. Stai nell'area piccola, come fai? Come fai? Io non lo so. Dammi rigore. No. Perché giù? Su! Mannaggia se ti dico su! E perché ti fermi? Cioè ti giri? Eri in porta. Vabbè. Dai, vabbè. Ho capito tutto sta partita, raga. Deve finire con una vittoria per lui, per forza. Perché non si spiega. No, è assurda sta partita, ragazzi. È assurda. 12 tiri, 8 in porta, 0 tiri per lui. Per questo motivo, ragazzi, sto ancora 0-0. Perché se lui faceva un tiro, stai sicuro che vincerà. Cioè, questo non ha fatto un tiro 90 minuti, riesce a stare 0-0. Non ci credo.
io la vedo e non ci credo. La sto guardando ma non ci credo, raga. Cioè, non è possibile. Non è possibile. Che poi ti incazzi. Che già sono sicuro che perderò contro sto stronzo che non sa giocare. Però il gioco ha deciso che anche gli stronzi che non sanno giocare devono vincere le partite. E quindi automaticamente deve vincere. Guarda, manco avanti mette. Facendo il cambio. Sì, cambia console. Questo devi cambiare. Questo devi cambiare. Dai. Mannaggia sto Casillas di merda. Si para tutto. Vabbè, posso pure spegnere qua, ragazzi. Posso proprio spegnerla. Guarda lì, mi fa anche stai zitto. Ce ne rendiamo conto, raga. Ci rendiamo conto. Ce l'avevo levata tre volte la palla. Tre rimpalli, tutti e tre per lui. Va benissimo, vai, vai, vai. No, va benissimo, vai, vai. Come potete vedere, ragazzi, queste sono le statistiche del gioco. 13 tiri, di cui 9 in porta per me. Un tiro solo per lui. Done nel recupero. E lui sta 1-0 per lui. Che dire, ragazzi. Senso. Passaggi non chiesti, però avvengono. Eccolo. Dai. Ovviamente ti fai recuperare Giannis, perché sennò poi c'è un'azione buona. Eccolo. Ovviamente non ci vai. Cioè, io lo seleziono, quello resta fermo, Cioè, perché? Perché non deve recuperare. Bene, ragazzi, lo scempio è avvenuto. Questo è FIFA, questo è il momentum, è inutile che cioè, vi applicate, no? Che fate come me, povero coglione che si applica a cercare di giocare meglio a FIFA, perché tanto, ragazzi, FIFA è un gioco venduto di merda, senza un senso, e veramente, ragazzi, conviene passare a PES, fidatevi, anche se PES sarà una merda di gameplay, perché quello lo rovina PES. FIFA è un gioco scriptato, pieno di momentum e basta, raga. Questo è FIFA. Cioè, è una vergogna giocare questa merda. Veramente, l'EA Sport deve vergognarsi assolutamente di mettere un gioco sul mercato così. Cioè, un gioco spaventosamente scriptato. È uno schifo. Ma veramente, ma che cazzo stai facendo, EA Sport? Guardate le statistiche. 14 tiri, 10 in porta, un solo tiro lui e segna. Ma come fai a non incazzare? Ma devo scassare pad, devo scassare televisioni. Che devo scassare? Per che cosa? Per quattro programmatori di merda che devono vendere il gioco ai nabbi, ai bambini che non sanno come si preme, i bambini che non sanno come si preme. Perché il bambino che non sa come si preme, se ogni 100 partite non ne vince una, no? Per dire 100, per dire, su 100 partite almeno 20 gliele dobbiamo far vincere, anche se lui non sa manco i tasti. Allora si ci mette il momento ed ecco qua. Cioè, tu, io, ragazzi, ho giocato la perfezione sta partita, la perfezione, non è entrato. Cioè, tiri che tutte le partite che fai prendo e entrano, sta partita non entrano. Ragazzi, questo è il momentum. Sì, io mi sono incazzato come non che, perché è giusto anche incazzarsi. Delle volte mi chiedo perché gioco a FIFA. Mi piacciono i giochi di calcio, però purtroppo FIFA, ragazzi, è un gioco di merda scriptato. Se volete condividere con i vostri amici questa mia esperienza, scusa, ho tolto il microfono. Se volete condividere con i vostri amici questa mia esperienza, fategli vedere questo video e si renderanno conto della merda che stanno giocando. Al prossimo video da YouTube è tutto. Sto incazzato, scusatemi. Ciao, ragazzi.